nostra preziosa opera, Tesori d'arte e tradizione orafa Valenza, è una mostra che è assolutamente asistematica, una mostra che non intende presentare un percorso univoco e didascalico all'interno di un periodo della storia dell'arte, quanto piuttosto presentare una serie di suggestioni, una serie di opere molto belle, molto preziose appunto, ma che appunto mettano in dialogo la pittura, la scultura tra 8 e 900 con la tradizione della manualità appunto degli orafi valenzani. Quest'anno è molto ben rappresentata dal manifesto. Nel manifesto della mostra potete vedere tre immagini, ai lati ci sono due capolavori dell'arte italiana, uno di Boldini e uno di Nono. Uno proviene da una collezione privata di un collezionista cittadino e l'altro invece proviene dai musei civici di Pavia. Al centro dell'immagine c'è una ragazza, non è una modella, una delle tante ragazze che frequentano il liceo artistico di Valenza, e indossa uno splendido gioiello. Non è un gioiello qualsiasi, è un gioiello costruito dai ragazzi di Valenza, quelli che partecipano, seguono questi i corsi di oreficeria organizzati dal Foral. Opera raccoglie capolavori dalla seconda metà del XVIII secolo ai giorni nostri, dipinti, sculture, oggetti preziosi che mostrano come la preziosità non sia solo nei materiali utilizzati, ma sia molto spesso racchiusa più nella creatività degli artisti che sanno utilizzare materiali differenti tra loro, anche materiali poveri, come mostrano soprattutto il nucleo di artisti valenzani. Dalla fine dell'Ottocento a tutto il Novecento, per continuare con le generazioni più recenti di artisti che si sono misurati con l'idea della preziosità, con l'idea del gioiello, per costruire all'interno delle sale di Villa Scalcabarozzi una sorta di grande Wunderkammer, una sala delle meraviglie. Estetico è una cultura basata sulla decorazione. Quello che faccio io non ha niente a che fare con la decorazione, perché spesso il prodotto finale, che è un tatuaggio, non ha nessuna importanza.